nostra. No, vi voglio raccontare, vi posso chiudere? No, seriamente adesso dobbiamo andare via, perché tardi, dove sono? Un po'. Meno un quarto. Meno un quarto. Ah, in tardi? Ma siamo così tardi? No, è tardi. Dove sono? 22:44. Porca troia. Io rifarei pupo. Ah, è tutto breve. Dai, vuoi giocare con il pacco? Signora, che pacco vuole lei? No, no, grazie, grazie. No, vi devo raccontare una cosa, poi vi saluto, vado via, perché abbiamo un ristorante pronto, perché il produttore, dopo questa scenografia, ha detto c'è un ristorante, una festa bellissima. Vai, tutto mangiare. Ecco, fate le vostre fotine, grazie. Allora, bravo, bravo, fai fuori. Quindi che bello, lui è, sembra rude, invece fa vedere che il cellulare lì, guardate, è rosa. E questa frocia, l'avevo visto anche lui. Lui è il dentista frocia. No, vi devo raccontare questa e poi me ne vado, se vi fa piacere, ce la fate? Sì. No, se mi piace, no. Perché tanti di noi. Dunque, dovete sapere che io sono tornato a teatro e ho detto sempre, se dovessi tornare questa storia la voglio raccontare a tutti, perché quello che è accaduto a me è qualcosa che va raccontato. Cioè, quando avevo 23, 24, 25 anni, cominciavo a fare il cabarettista. Un giorno feci un programma che si chiama Libero, non so se ve lo ricordate, quello con i telefoni, che mi hanno detto tutti, hai messo l'uomo sotto il tavolo? Ma hanno capito che donna è e mi hanno dato ragione. Io tutto il tempo che capite che donna è, poi vedete che fa le cose. Comunque, fatto questo programma, io venendo dalla strada non avevo grandi soddisfazioni, vedo pochi soldi, ripeto, invece oggi ne prendo tantissimo. Eh? Ah, io voglio ringraziare lo scenografo, i ragazzi del corpo di ballo, il produttore che è emozionatissimo per la spesa che ha fatto, e poi tutte queste scenografie che rappresentano, ecco, abbiamo avuto questa idea, e questo che è costato 11 euro per affittare. No, scherzi a parte, io mi hanno chiamato e mi hanno detto, Teo, vuoi fare uno spettacolo a Ischia? Io ho detto, a Ischia? Ma chi mi conosce a Ischia? Ti sbagli, guarda che Libero, stavo alla seconda puntata, ti ha dato, ti conosco, la gente ti conosce. Cazzo, di Ischia, perché io giravo per Roma, mi conosce a Roma, dopo 10 anni di cabaret a Roma non c'è un pubblico, ma Ischia. Quanto gli chiediamo? C'è lì il doppio. Perché ci volevo andare. Perché per me da Napoli, prendo il traghetto, da Ischia, che so, c'ho l'ansia. Come quando mi trovai a Bruni, ma che gente c'è? Ale Franzi mi ha detto, non c'è niente di nessuno. Va bene, ti vedo, te lo dico, ma in cazzo stai? Sono tutti in omaggio, vivono per forza. Il cognome fate tutti vitali, vero? Mi porta Ischia, io allora che chiedi di più, io così decido, mi danno tanti soldi per i tempi, io guardiamo, so, che non sia vergogna, anzi, mi do 50, 100 euro, rapportati a oggi, ma Ischia ho chiesto, beh, dicevo, ho detto, dai, 3 milioni, 3 milioni, 1500, e questo, sì, oh, io mi sentivo, cazzo, la televisione è arrivata, il successo è arrivato, la gente mi vuole fuori da Roma, cominciò, ero contentissimo. Prendo, parto, mi accompagno al manager, arriviamo a Ischia. E quando arrivo, arriva un signore vestito di bianco. Attenzione, vi sto raccontando, vi do la parola su mia figlia, una storia verissima. Perché quando capirete questa storia, direte, no, vabbè, se l'ha inventata. No. Quando arrivo a Ischia, questo mi accoglie, uno di Napoli, oiù, oh, sono arrivato, oh, oh, tutto vestito di bianco, poi il napoletano, quello gentile doc, è figo, dipende, no? Questo qui era uno nobile, un bel napoletano, oiù, oiù, chi sta la mia ragazza, 22 anni, mamma, lui c'era 65, che mazzo, guarda lo spettacolo che ti va a fare, questa è casa mia,
guarda dove mi porta in un ristorante pazzesco, in un albergo bellissimo, un teatro della Madonna a Ischia, teatro pieno, faccio lo spettacolo andato alla grande. Quella sera me lo ricordo perché c'era anche Caterina. Caterina non ce l'ha più, ma fanculo, ce l'ha con me, ce l'ha pure con te, anche da quel cellulare da frocio, dopo mi faccio un paimentista che ha barba e poi il cellulare rosa, ma la fanculo, tu ti chiami Gaetano, non Pietro. Dove stavo dolcissimo? A Ischia stavo. Mi porta in questo hotel meraviglioso, io faccio che bello, che bello, che bello, e la sera vado a dormire, mi metto sul letto, mi sdraio e dico: che fortuna che c'ho, cazzo, la visione sta andando benissimo, lo spettacolo dal vivo pure, cioè io sto a Ischia. A un certo punto mi sembrava strano che non accadesse niente, trrr, trrr, il telefono dell'albergo. Era mezzanotte, mezzanotte e mezza, me lo aspettavo. Sì, scusa Teo, ti voglio chiedere una fotografia. Ah, ma chi è? Sono la fidanzata del manager. No, aspetta un attimo, ascolta, qui stiamo su un'isola, non scherzare, io sono già nudo a letto, è tardi. No, guarda, perché domani parto, ti prego, che ti costa? Allora ti lascio una cartolina giù della recensione. No, no, parto presto. Oh, tu rompi i coglioni, perché poi mi ammazzano qua, non è che posso scherzare, no? E attacco in maniera dura, di questa, che vuole. Dopo 3 minuti, chi è? Lorenzo Vitali. Vuoi fare lo spettacolo? Non scherzo. Ti porto Bruni. La Bruni. Le scenografie. Sono io. Scusa, guarda, sto nudo, ma 2 minuti, amore mio, aspetta un secondo, mamma mia, mi comincia a chiedere una pensa. Scusa, ma lo sa l'uomo tuo questo qua? Certo, metti jeans, faccio, dai, facciamo una foto così, non mandava, poi insomma al sud c'è, cioè, sono un po' più gelosi, voi siete gelosi? No. Ecco, no, come di donne in albergo, se sei così. No, scherzi a parte, lei entra, carina, 22 anni, c'è cascato Bill Clinton, ci sono cascato pure io. Solo che Bill Clinton lo ha capito, perché Monica Lewinsky entrava in ginocchiere in ufficio. Ci sono cascato, tra virgolette, in positivo, e poi mi sono messo a letto, ma c'è, ammazza che bello, ho fatto uno spettacolo. Sono anche una bella ragazza, presi oggi a Ischia, mazza che momento meraviglioso, mi addormento così, la mattina alle 7:30, 8, sento faccio via le scale, figlia puttana, t'ha già ammazzato, strunz, porca troia, scende giù, e t'ha già ammazzato, fibbucchine, tu da chi non esci? Mamma mia, io ero terrorizzato, io che cazzo faccio? T'ha già ammazzato, stronzo, che t'ha già ammazzato, c'è tutto, entra il mio manager, ma che combinato? Dico niente, mentre la ragazza, dice, ma tu sei scemo, questo ci devi dai soldi, devi pagare l'albergo, cosa, ma che facciamo? Questo devo ammazzare, e intanto sentivo lui che strillava, stronzo! Io ho detto a Fabio, Fabio, fai una cosa, senti, prova una macchina, allora scappavo, questo ci ammazza, scappavo, a quell'albergo, mannate, oh! Quanto è? Paghiamo noi, ostiamo. Questo c'era 3 milioni, ho capito, 1 milione, un altro ce l'ha, no. Paghiamo l'albergo, paghiamo la cena, paghiamo tutto, ci porta a Saudista, che lo paghiamo noi, arriviamo al porto, e di via calma, mo ci ammazza. Arriva al porto, monto sulla barca e lascio. Mamma mia, guardo Fabio, fa, ma te ne rendi conto, mamma mia, l'ho vista, mi dice, Teo, te posso dire una cosa? Dico dimmi, intanto quello scioglieva le corde, dico dimmi, vedi io sono un tuo fan, ti vedo in televisione, ti conosco a Roma per i cabaret, tu sei uno bravo, te lo devo dire, dimmi che sta partita la nave, io stavo viva lì, sta cosa lui l'ha fatta pure a Nino D'Angelo. Aspetta, quella non è la fidanzata, è una mignotta.
L'unico che mi ha fregato è stato quello e Lorenzo Vitali stasera. Buonanotte. Bravo. Bravo, bravo. Grazie a tutti.